Ciao Ricky. Come va? Va bene, come va te l'interrogazione? Lasciamo perdere. Bravo. Dai. Di solito. No, tanto alla fine dell'anno ce la godiamo. Infatti, così. Lele non poteva venire. Doveva fare delle cose. Sì. Allora, per stasera? Dopo stasera ci vediamo alle 5, perché sennò non facciamo in tempo a montare la tela. Fa buio. Ok, allora. Dai, io vado. Dai, ciao. Lele. A me lo chiedi? A me. Cellulare, ce l'hai, che l'ho lasciato da casa. Ce l'ho io. Però chiamare Lele, tanto il numero ce l'hai. Sì, dovrebbe. Prova a telefonare. Vabbè, sono le 6. Segreteria telefonica. Neanche lui l'ha lasciata a casa con mamma, tanto non ci facciamo niente, no? Cioè, ne basta uno. Sono io l'unico che l'ha. Non starà studiando anche oggi? Per l'anno prossimo. Dove sarà? Alleluia! Avevo da fare. Andiamo. Beh, mi passi la borsa che ho fame. Mi sembra pensare a mangiare. Ma qualche minutino senza pensare a mangiare, no, E se no dimagrisce, cosa è? Infatti è quello che stiamo pensando. Io ho fame. Vedete che ho un po' di paura. Perché? A me non me ne frega, io ho fame. Ma no, si intende. È la prima volta che ci vai. Perché è la prima volta che ci vai. Buono, buonissimo. Grazie. No, ho smesso io. Fame. No, ho smesso. Aspettiamo che faccia buio o cominciamo adesso? Fa buio. Se no non c'è l'atmosfera giusta. Hai paura? No! Meme ha paura! Che tiri! No! Meme, tu devi essere messa così, ma tieni mio piede. Ehi, che schifo! Ignobile. Aia! Sei? Ah? Ehi, inviamela. Allora, pronto? Sì. Tanto non mi arriva. Basta.
ne dite di fare una seduta spiritica? Come mai questa idea? Oh, non sapevo cosa fare. No, ecco, tanto ti viene la seduta spiritica. Tipo, questa atmosfera. E facciamo una seduta spiritica, fai lo spiritoso. Perché non facciamo un'alzata spiritica? Facciamo una seduta spiritica? Va bene. Come me? Li conosco. Insomma. Come, perché? So. Cosa hai paura, scusa? Ci credi tu? No, non so. Chi devo evocare? Uno qualunque. No, no, evocate voi. Qualcuno di voi. Non ci riesco io a fare queste cose. Non mi viene. Ascoltate, lasciamo perdere. No. Forse è meglio. Ha ragione Melanie, andando, è vero. Una cosa troppo esagerata. Dai. Non è una cosa, non mai scherzare su queste cose sovrannaturali. Vedi, vedi quello che volevo dire io. Andiamoci nel letto, dai che ho sonno. Ah. Vabbè, dai. Ok. È solo un bastone, Memme. Mm. Hai visto? Da l'albero qua dietro, guardate. Torniamo a dormire. Torniamo a dormire. Questa bottaglia. Sto morendo di fame. Fermi, no, tutti assieme. Fermo. Fermi. Vedo qualcosa lì. Matti. Cosa? Aio, vieni. Corri. No, io, vai tu, vai. Lo vedi lì? Cos'è, un gatto? Non è il maglione di Totto. Stronzo. E non vedi che il maglione... Oh, c'è il maglione di Totto. Totto non è la Cagliari, quindi... vieni qui. Totto, non fare il cretino, dai! Come minimo ci sta facendo uno scherzo. Totto, il tuo maglione! No, qui è buio. Ma Totto? Dove è andato? Non avete visto? Ah, c'è il maglione di Totto! Il maglione di Totto. Ma... Secondo me... non è venuto. Non è venuto per farci uno scherzo, certo. Grazie Totto, dovunque tu sia. Inutile che si nasconde. Lo proviamo adesso. Oh, non prende. Aspetta che lo faccio un po' prendere. Totto, sì, ciao. Guarda. Guarda, Totto, dai. Tanto te abbiamo visto prima, è inutile che fai il deficiente facendo la videochiamata. Da dove cavolo sei? Vuoi venire qui? No, l'abbiamo capito che è uno scherzo. Dai, Totto, ci abbiamo anche la tua giacca. Ma quello non è il bastione. Posta un attimo la telecamera. Cagliari, Totto, quindi Totto, quello non Totto. Era Totto. No, dai, c'era anche la tua giacca. Come? Quella non era la giacca di Totto. No, non era la sua. Non è la sua.